Buongiorno a tutti, siamo a Marina di Ragusa. Ieri abbiamo iniziato il tour a tutta Sicilia, proprio da qui. Questi due sono i mezzi elettrici con i quali ci sposteremo. Tra l'altro lanciamo anche oggi il trekking, quindi potete, collegandovi appunto online grazie a questo link, sapere sempre in diretta dove si troveranno questi pulmini elettrici. Anche qualora si dovessero fermare per mancanza di elettricità, darci una mano. Abbiamo un piano, perché sono entrambi assolutamente elettrici, non sono motori ibridi, anche perché vogliamo fare un tour della Sicilia in mobilità elettrica, mobilità sostenibile. Vi dimostreremo che è possibile. Qualora non dovessimo trovare le colonnine nel posto giusto al momento giusto, faremo una call to action e verrete a spingere tutti quanti a darci una mano. Ovviamente gli attivisti della zona, portate tutti i parenti, amici, perché ci sarà da spingere sicuramente, perché dovremo fare più di 20 tappe, faremo centinaia di chilometri in mobilità elettrica e potremo avere qualche imprevisto. Stasera dove siamo, Gianca? Stasera l'appuntamento per parlare della Sicilia che abbiamo nel cuore, della Sicilia che vorremmo vedere se andiamo al governo di questa regione, è a Marzaveni alle ore 20. C'è anche la Sagra del Pomodoro di Pachino, che è una delle eccellenze della nostra terra. Dobbiamo parlare anche di agricoltura, dobbiamo parlare con gli agricoltori, ma dobbiamo parlare di turismo, di imprese, di buon cibo e di tutto quello che la nostra terra rappresenta e può rappresentare. E lo dobbiamo fare con le mani libere, quindi Marzaveni, ore 20, vi aspettiamo noi, Alessandro, Luigi, Giancarlo, i pulmini e tutti i ragazzi del movimento. Ciao. Buongiorno. Come vedete, buongiorno. Così posso dire, ha fatto irruzione nel video. Venite con noi, che è una meraviglia. Perché ormai posso dire che vi ho conosciuto. Assolutamente. È così. Ho fatto le scene che sono andate ad allenare la traghetta. No, così, a posto. Hanno rovinato il servizio. Ho fatto 40 anni là. Speriamo di tirare su. Grazie ragazzi. A dopo.